Allora, vediamo se siete preparati. Io sicuro sono sotto una cappellina, te lo dico già, guarda. È la materia che detestavo di più in assoluto a scuola. Inaugurazione 1807. 18 agosto 1807, secondo Wiki. E c'era? Sì, l'arena. Quindi questo c'ha già più di 200 anni, sta cosa. No, 1807, 2907, 2007, sono 200 anni. 206. Ah, io ho sentito 250. Ah no, 205. È venuto Napoleone, hanno fatto una naumachia, c'è un canale qui vicino, hanno allagato ed è una delle cose che facevano, che hanno fatto. Qui dentro hanno fatto un po' di tutto, perché mi sono segnato che 1894, 1906 è arrivato Buffalo Bill dagli Stati Uniti. Poi facevano ovviamente le lotte con le navi, c'era la Namachia, ci hanno giocato a calcio fino al 58, ci ha giocato l'Inter, l'ultima partita era un Inter-Lione 7-0 di Coppa delle Fiere, l'ex Coppa UEFA. E ora ci giocano ancora, ci gioca il Brera, sì, che è una squadra di serie promozione, che è stata allenata anche da Zenga. Ieri credo che ha una partita qua di quelle amichevoli. Mi pare contro i magistrati, qualcosa del genere. Poi fanno anche quello. La radio. A livello Serie A ci gioca una squadra di gli amatori Milano del rugby. Uh-huh. Basta. Ah sì, c'è la storia dei dadi da gioco, hanno trovato vicino ad un canale. Come? Non fanno anche attrezzo qua. Sì, fanno anche concerti, mi sembra che tanto li fanno. Diciamo che questo è uno stadio di 10.000 posti. Effettivamente, per come sta andando il calcio, non escludo che tra 20-30 anni ci tornino a giocare l'Inter e il Milan, perché la moda mi sembra che ognuno si costruisce il suo stadio e lo fa più piccolo, e sì, solo per il calcio, però è vero. Quindi è stato fatto con del materiale preso, mi sembra, dalle mura spagnole, comunque da altre costruzioni. Basta. L'Inter siamo avanti così, potrà tornare a giocare qua. Sì.